Ciao a tutti, sono qui per una piccola lezione di cartomanzia, cartomanzia semplice, quindi per principianti. Utilizzerò solo tre carte, quindi voi imparerete a fare una piccola lettura con tre carte, eventualmente si può aumentare, aggiungerne qualche altra, vi faccio vedere dopo. Comunque, la partenza è con tre carte e possono anche essere quelle che bastano. Allora, io uso lo scrigno degli oracoli, che è il mio ultimo lavoro. Vedete questo cofanetto che contiene 78 carte da divinazione fatto insieme a Massimo Alfaioli, illustratore, e pubblicato da De Vecchi Giunti Editore. Contiene anche un libro di 192 pagine che ho scritto, dove ci sono tutte le spiegazioni, la storia della cartomanzia, come fare le estrazioni. C'è questo metodo semplice con tre carte, l'utilizzo dei minerali, degli oli essenziali, degli incensi per migliorare l'atmosfera, per sviluppare l'intuizione, vari accorgimenti, utilizzo di più mazzi, consulti a distanza, insomma c'è di tutto e di più, va bene? Quindi questo cofanetto è composto di tre mazzi, 26 carte delle streghe, eccole qua, questo è il dorso, 26 carte degli dei di Roma, eccole qua, ve le faccio vedere velocemente, questo è il dorso, e 26 carte dei gatti, ecco qua, illustrazione appunto di Massimo Alfaioli, questo è il dorso, ok? Non importa però quale mazzo voi utilizzerete, cioè io utilizzo questo, ma voi potete utilizzare il vostro mazzo dei tarocchi, le sibille, carte oracolari di qualunque tipo, carte da divinazione, carte però che siano in grado di rispondere a una domanda, quindi non carte da meditazione dove ci sono delle frasi per riflettere, per fare una meditazione, cioè carte con un significato simbolico preciso che interpretate, leggendole in una stesa, diano la risposta o facciano capire, com'è la situazione, va bene? Allora, prendo le carte delle streghe e io consiglio di non mescolare né questo né altri mazzi, come tanti fanno così infilando dentro, o anche dall'altro lato, perché si rovinano le carte e durano meno a lungo. Secondo me non è necessario mescolare perché con questo sistema che vi faccio vedere, in realtà la persona, il consultante può scegliere le carte e quindi può andare qua e là e quindi è come se fossero già mescolate, oppure con lo stesso sistema se il cartomante è lui che sceglie le carte perché si tratta ad esempio di un consulto a distanza, un consulto fatto attraverso internet, attraverso appunto una videochiamata con un cellulare, eccetera, eccetera. Ecco, allora con questo sistema comunque si ha il modo di far sì che le carte non, possano essere scelte. Allora, io faccio così, le mescolo appena appena ma senza farle entrare dentro, cioè mettendole da sopra le metto sotto a mazzetti, così, due o tre volte, tre quattro volte, non di più. Poi, importante formulare correttamente la domanda. Allora, la domanda che io formulo è per Marisa, una mia amica, la quale mi ha chiesto di vedere un po' la sua situazione sentimentale, come va bene? Quindi formulo questo e chiedo che io voglio sapere come evolve nei prossimi settimane, ora nel periodo primaverile, nei prossimi mesi, quindi marzo, aprile, maggio, certamente non si può andare molto in là. Comunque, vedere un po' la linea di tendenza. Per Marisa, come va la situazione sua sentimentale? Metto giù, taglio, metto sopra, potete tagliare con qualunque mano, destra o sinistra, secondo me non ha importanza. Ora, in questo caso taglio io. Se c'è l'altra persona, fate tagliare all'altra persona. Se siete voi, cartomanti che lo fate a distanza tramite appunto internet taglierete voi, oppure potete, altro sistema è di formare tre mazzetti, se questo è il mazzo, formare tre mazzetti, uno, due e tre, e chiedere all'altra persona di scegliere quale mazzetto e poi voi prenderete le carte da quel mazzetto lì, ok?
in modo che comunque c'è un po' l'interazione con l'altra persona che non è presente insieme a voi. Allora, qui abbiamo, ecco, vedete che io ho tagliato, no? E quindi viene la sventura. Allora, questa, insomma, certamente non è tanto una buona prospettiva, perché la carta che c'è nel taglio del mazzo indica il sottofondo della situazione, quindi qui ci sono dei problemi a quanto pare. Vediamo, io prendo, mi rilasso, penso a Marisa e prendo uno, due e tre carte. Eccole qua. La povertà, la ricchezza, il messaggio. Ve le faccio vedere. La povertà, la prima carta che indica la situazione presente in relazione alla domanda. Quindi qui è chiaro che questa situazione sentimentale è carente, c'è la povertà, quindi insomma non è una situazione sentimentale che dà soddisfazione, va bene? Sotto è venuta la sventura, quindi insomma bisognerebbe poi indagare meglio, in quanto la cartomanzia serve anche molto bene come strumento di counseling per chiarire meglio le situazioni, per leggere il presente, per capire le emozioni delle persone. Però insomma, intanto si vede che c'è questa carenza. La carta di mezzo è l'ostacolo, ciò che ostacola la persona in relazione alla domanda. La ricchezza. Allora, qui può essere interpretata in vario modo, quindi è chiaro che bisogna anche un po' parlare con la persona, perché può essere sia una ricchezza materiale, quindi se questa Marisa ha un partner o comunque una relazione con una persona con la quale le finanze, i denari, insomma, hanno importanza, oppure c'è una limitazione o c'è un problema relativamente a questo. Ecco, allora può essere sul piano materiale, ma può essere anche sul piano della ricchezza morale, intellettuale, emotiva, che magari non c'è questa ricchezza, c'è la povertà. In ostacolo manca la ricchezza, cioè che si vorrebbe un rapporto più fecondo, di maggior soddisfazione, con delle sfumature diverse, migliori, con una maggior soddisfazione. Finale, terza carta, previsione per il futuro, messaggio, il messaggio. Va bene, quindi questo indica che comunque la situazione prosegue. Ci sono delle difficoltà, bisognerebbe chiarirle meglio, chiaro, bisognerebbe mettere altre carte, eccetera, eccetera. Però, insomma, questo dà l'idea della prosecuzione nei prossimi tempi, perché il messaggio è comunque la telefonata che può essere ricevuta, uno scambio in qualche maniera, scambio di messaggi attraverso internet, insomma, comunque indica comunicazione, eh? Allora, vediamo anche un altro sistema per chi usa il pendolo. Potete approfondire, per esempio, non abbiamo chiaro questo discorso di mezzo della carta della ricchezza? Allora, vediamo di chiarire. Io qui ho dei quadranti, questo è un quadrante numerato da 1 a 7, a cui corrisponde un secondo quadrante da 1 a 7, dove ci sono 7 risposte relativamente ai numeri. Quindi questa ricchezza per Marisa, che cos'è? Che è un ostacolo? È una mancanza di certe attenzioni, di certe sfumature sentimentali, di certi comportamenti da parte di questo partner che lei vorrebbe? È quello? Non lo so, io non lo so. È quello sì o no? Allora, mi va sul 3, il 3. Vedete questo pendolo in rame che mi è stato regalato da un amico che ringrazio. Allora, vediamo. E poi mi va qui tavola di controllo giusto. Allora, 3, sì, il 3 è sì come risposta. Quindi la mia primitiva ipotesi, che era quella anche di insomma, comportamenti, affinità che non ci sono, che non si trovano bene, di due persone che non si legano bene, il pendolo mi dice di sì. Quindi questo vi faccio per farvi vedere che anche con il pendolo si può indagare. Anche senza il quadrante, anche domandando sì o no, secondo come si muove il pendolo, secondo la rotazione, l'oscillazione che vi fa, vi dirà sì o no. Per concludere, per chi volesse fare una cosa ancora più approfondita, può lasciare fuori queste tre carte e prende un altro mazzo. Qui considerate che se volete fare la cartomanzia con una certa serietà,
Dovete partire come minimo da due mazzi diversi, che possono essere uno i tarocchi, uno le sibille, lo scrigno degli oracoli, quello che volete. Anche due mazzi uguali al limite, due mazzi di tarocchi con figure disegnate da disegnatori diversi, cioè nel senso i tarocchi sono sempre quelli, con l'imperatore, la forza, tutte le arcane maggiori, gli arcani minori, però con uno stile diverso. Perché comunque un secondo mazzo aiuta, e questo è descritto anche nel libro, aiuta per chiarire meglio le situazioni. Poi se avete altri mazzi che sono differenti proprio come tipo di oracolo, tanto meglio, perché ci saranno scritte delle parole differenti, ci saranno delle interpretazioni differenti e quindi potrete ampliare il discorso. Allora, io chiedo con questo secondo mazzo, che è quello degli dèi, sempre per Marisa, per la sua situazione sentimentale, un approfondimento. Come va? Tre carte, ora ne metto altre tre per vedere che cosa viene fuori. Considerate che la seconda stesura va un po' più in profondità. La prima ci dà, insomma, la prima impressione, e poi la seconda si va un po' più nel particolare. Quindi, facendo così, si taglia il mazzo per Marisa, sempre la sua situazione sentimentale, il mercato, gli scambi. Allora, questa è una carta che indica che a quanto pare gli scambi, noi dobbiamo considerare la parola chiave che è il mercato, perché è il mercato dell'antica Roma, ma quello che ci interessa è la parola gli scambi. A quanto pare gli scambi con questo partner non sono così fruttuosi, così soddisfacenti. Vediamo. In quanto il quadro precedente non è venuto proprio dei migliori. Vediamo. Due. Andiamo a cercarne una. Ecco questa. Tre. Esculapio, la salute. Diana, la protezione. Ponte, il collegamento. Vi faccio vedere. La prima, la salute. Quindi questo vuol dire che magari c'è uno stato d'animo di insofferenza, c'è un bisogno insomma di ritirarsi su, o comunque la salute di questo rapporto insomma non è proprio delle migliori. Nel mezzo come ostacolo Diana la protezione, quindi questo può significare, perché voi non dovete perdere il contatto con la domanda di partenza, cioè la domanda di partenza è la situazione affettiva di Marisa, quindi questo è sempre rivolto a lei, a meno che non si decida di fare una lettura per capire le emozioni, i sentimenti del partner. Quindi, siccome c'è protezione in ostacolo, Marisa non si sente particolarmente protetta da questa persona, o comunque sono tutte carte che fanno pensare che ci sono delle disarmonie caratteriali, che Marisa vorrebbe certe cose e non riesce a ottenerle. Il finale qual è? Il ponte, il collegamento. Quindi comunque la situazione prosegue. Si deve cercare di trovare un collegamento, si deve cercare di trovare un ponte, no? Un ponte, come dire, ci veniamo incontro a metà strada su questo ponte, per vedere di risolvere certi nostri problemi. Quindi vedete che con poche carte comunque qualcosa intanto abbiamo chiarito. Ok, poi naturalmente dipende dalle domande che vi verranno poste e dalla difficoltà dell'argomento, appunto usare anche altri mazzi, estrarre altre carte, cambiare tipo di domanda, chiedere cosa pensa lui di Marisa, eccetera, eccetera, aiutarsi eventualmente con il pendolo. Ecco, quindi questa comunque intanto è una prima lezione, un punto di partenza. Io spero che vi sia utile e che possiate sperimentare e poi eventualmente mi direte i risultati, va bene? Un saluto a tutti, grazie per l'attenzione. Ciao ciao!